Presidente Catiuscia Marini, lei ha sottolineato che qui si è corso il rischio 5-6 anni fa di una industrializzazione del sito chimico, però le produzioni sono rimaste, quindi si riparte dalla produzione, da innovazione e ricerca. Beh, sicuramente nel momento della crisi e delle decisioni di chiusura assunti da Basel, tutti pensavano che ci saremmo trovati di fronte non ad una nuova fase di sviluppo anche con i soggetti rimasti, ma ad un rischio di deindustrializzazione dell'intero polo chimico. Oggi la presenza e la scelta anche di grandi investimenti che sta portando avanti Novamont, la presenza di Bollier che ha rilevato Meraclon e la scelta del piano industriale che la multinazionale ha fatto proprio per Terni, gli investimenti sia sulla produzione sia sull'innovazione e la ricerca. Le scelte che riguardano anche Treofan, Tarkett, la presenza nel cluster nazionale della chimica verde di queste imprese e anche quello che si sta muovendo per rilevare l'area Basel da parte di queste industrie, credo che segni un punto importante sul futuro, seppur diverso, modificato del polo chimico, ma che vede ancora una presenza produttiva, occupazionale ed imprese anche altamente competitive, che hanno mercati, che hanno capacità finanziaria, che hanno capacità di investimenti, e quindi forse oggi anche la resistenza che ha messo in atto il sindacato, la tenacia e l'affiancamento delle istituzioni insieme anche al lavoro delle imprese qui presenti ci fanno vedere delle luci molto più positive sul futuro di quest'area. Quali leve può attivare, intende attivare la regione per il rilancio del sito chimico di Terni? Beh, intanto noi abbiamo messo risorse, abbiamo partecipato al cluster della chimica verde, che sono investimenti importanti sull'innovazione e la ricerca. Qui siamo in presenza di grandi imprese, le grandi imprese non possono ricevere i finanziamenti e i fondi strutturali, ma lo possiamo fare sul versante della ricerca scientifica e poi con l'area di crisi complessa che abbiamo presentato al governo. Noi pensiamo che alcuni strumenti connessi agli investimenti, connessi alla ricerca e connessi ai fattori ambientali e anche energetici possono essere attivati anche da queste imprese. Bilbao è lontana? Bilbao, ci andiamo a vedere il museo, ma diciamo non è proprio un modello a cui ambivamo nel momento in cui lo studio Ambrosetti, l'ho citata perché lo studio Ambrosetti ha fatto uno studio importante che costituisce anche una parte del lavoro che noi abbiamo presentato al Ministero per l'area di crisi complessa. L'ho richiamato perché appunto Bilbao è una città che non produce più acciaio, noi vogliamo continuare a far sì che Terni produca l'acciaio. Grazie.